l'atto incoraggiante della creazione. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Genesi, capitolo 1, versetto 27. L'origine dell'uomo viene presentata così chiaramente che non vi è nessuna possibilità di trarre conclusioni sbagliate. Dopo la terra, ricca di vita, piante e animali, fu creato l'uomo. Dio gli aveva preparato una dimora stupenda, perché egli costituiva il coronamento della creazione. A questa creatura fu dato il dominio su tutto ciò che lo circondava. Quando l'uomo fu creato, era molto più alto di quanto lo sia attualmente. Aveva un corpo armonioso e nel suo volto, pieno di salute, risplendeva la luce della vita e della gloria. Eva era di statura un po' inferiore, ma aveva un aspetto nobile ed era molto bella. Nessun elemento sostiene l'ipotesi che l'uomo si sia evoluto attraverso un lento e graduale sviluppo da forme più semplici di vita animale o vegetale. Il Signore aveva posto nel cielo gli astri e aveva dato ai fiori i loro colori delicati, aveva riempito la terra di meraviglie. Eppure, egli la considerava ancora imperfetta. Il coronamento di tutto il creato doveva essere l'uomo, il Signore della terra. Dio plasmò una creatura degna di colui che le aveva dato la vita. La genealogia ispirata ne fa risalire le origini non a microrganismi trasformati in germi e poi in molluschi e in seguito quadrupedi, ma al creatore stesso. Benché fosse stato formato dalla polvere, Adamo era il figlio di Dio. Accanto agli esseri angelici, la famiglia umana, formata dall'immagine di Dio, è la più nobile delle sue opere create. Quando Adamo ed Eva uscirono dalle mani del Creatore, somigliavano nella loro natura fisica e spirituale a loro padre. Il proposito di Dio era che quanto più a lungo l'uomo e la donna fossero vissuti, tanto più pienamente avrebbero dovuto manifestare questa immagine, cioè tanto più compitamente avrebbero dovuto riflettere la gloria del Creatore.